Volevo raccontare la storia del mio romanzo, perché è una storia che trovo che sia assolutamente contemporanea e che secondo me era importante raccontare, ovvero è la storia dei figli, di chi si ritrova in mezzo alla bambagia e al marasma delle corruzioni e della nuova Tangentopoli dell'Italia dal 2010 al 2012. In tutto questo non ho mai avuto la pretesa di essere una persona esperta né di politica né voglio fare la morale a nessuno, per cui ho pensato che lo stile che più si confacesse alle mie possibilità fosse uno stile abbastanza classico che raccontasse in modo, se possiamo dire, anche un po' magari attempato o comunque lineare, una narrazione molto contemporanea e quindi mi sono messa nei panni di una mia contemporanea che può essere la figlia di Calisto Tanzi, per esempio, che si trova a dover combattere con una vita di privilegi, lusso, semplicità e superficialità in qualche modo e a un certo punto deve ribaltare completamente tutti i suoi codici di lettura del mondo. Questo perché vengono inseriti all'interno della storia i sentimenti, cioè lei all'inizio della storia, Eugenia, la protagonista, è una ragazza molto superficiale che vive perché la vita va vissuta così, con le comodità che ha, e nel momento in cui conosce una persona estranea al suo ambiente, uno straniero che studia delle cose che a lei, di cui a lei non frega nulla, e quant'altro, scopre che c'è un modo diverso di interagire con il mondo e si trova più bella. Nel momento in cui lei diventa bella, il resto del suo mondo invece crolla e si deve relazionare con questo crollo, con la sua famiglia che, per quanto brutta e sfasciata nel momento in cui questo avviene, è pur sempre la sua famiglia. Trovo che sia un tema importante, non volevo fare il solito romanzo contemporaneo, generazionalista e tutto, ma volevo che veramente raccontasse la S minuscola dentro la S maiuscola, cioè la storia di Eugenia, che però è la storia dell'Italia oggi, di una Milano protagonista della corruzione e nel bene e nel male, simbolo dell'Italia del 2011-2012.